Belli, buongiorno e benvenuti nella rubrica del Barber. Io come al solito sono Tony, educatore di barbe, e oggi vi voglio parlare di due cose, cioè regole e mantenere la parola data. Allora, queste due cose sono fondamentali secondo me in una società, in un lavoro, in una famiglia. Ma perché? Perché porta a diversi stati d'animo, no? Cioè, se tu rispetti le regole e mantieni la parola, è una bella cosa, perché dici le regole le ho fatte io, riesco a rispettarle io e riesco a farle rispettare agli altri, è figo. In più, rispettare anche la parola data è anche una gratifica per te stesso, perché tante volte non è facile rispettare la parola, perché se uno dice do la parola che se fa questo mi taglio un dito, e te ti dagli un dito, vuol dire che sei un figo, cioè in poche parole. Quindi ti gratifichi in tutte le cose, perché la metti magari tante volte tanto difficile che potrebbe essere difficile addirittura anche per te. Quindi rispettare la parola data tante volte porta dei benefici, però tante volte può portare anche i dispiaceri, perché chiaramente se io mi taglio un dito non è che sono contento. Oppure se io ti do la parola che se fai un'altra cavolata non ti parlo più, non porta sicuramente beneficio, perché se quella persona ce l'hai ancora con te vuol dire che ti va a genio, no? Vuol dire che ti piace. Perché vi dico questo? Perché vi dico che chiaramente Tony educatore di barbe, anche a casa è Tony educatore di barbe, quindi è normale, anche la famiglia ritiene di regole e di parole date. Vi parlo così perché oggi ho dovuto mantenere la parola con mio figlio Anthony, che tra virgolette a scuola è molto bravo. Perché vi dico questo? Dico questo perché oggi è arrivato con gli occhietti da cerbiattolo guardandomi, fa: papà, ho preso due voti. E ha preso da papà, da qua, ma non perché ha preso due voti belli, perché prima mi ha detto quello bello, quindi ha preso da me, poi dopo mi ha detto quello che non andava bene. Allora Anthony ha diverse regole, cioè sulla scuola è che se lui prende 6 non sta facendo un lavoro extra, ma sta facendo solo il suo dovere. Quindi cosa significa? Che se tu prendi 6 ti stai meritando tutto quello che hai, e a me va bene, perché comunque il 6 lui lo dovrebbe prendere per se stesso, ma per me così almeno vuol dire che un minimo lo fa, non mi fa arrabbiare, non mi fa tribulare, va bene a scuola e io sono contento. Quando prende più di un 6 deve gratificare se stesso, perché comunque stai facendo gli straordinari, stai facendo una cosa in più, ti stai evolvendo, no? nel tuo compito, nel tuo lavoro, e quindi stiamo trasmettendo questa educazione. Quindi qualsiasi voto in più mi prende è un complimento per se stesso, e viene premiato con un premio, con un gioco, con qualsiasi cosa è proporzionato al voto che ha preso. Il problema è che lui oggi mi ha detto che ha preso un 9 in italiano, quindi sono molto contento, anche perché il voto che aveva prima era più basso, quindi aveva preso un 9, però ha preso un 5 e il voto che antecedeva il 5 era un 6 meno, quindi era a fila cazzata, diciamo. Per me è stato difficile due volte. Uno, perché dovevo mantenere la parola, ho dovuto mantenere la parola punendolo tra virgolette, però punendolo, e non mi piace punire Anthony perché se lo merita veramente poco. L'altra, poi l'ho punito su una roba, ragazzi adesso avvicinatevi un po' allo schermo, perché magari siete con i vostri bambini o i vostri figli adulti e non volete far sapere che non lo sapete come me, ma misura, che materia è? Cioè sinceramente io ho punito mio figlio non frustandolo 50 volte, ma gli ho tolto chiaramente il tablet per una settimana, gliel'ho rotto e gliel'ho bruciato, comunque una cosa leggera. Ma io ho dovuto punire mio figlio per misura, e sinceramente non so cos'è, cioè perché non è geometria, perché hanno anche geometria. Questo è il compito difficile di far
rispettare le regole e le cose. Tante volte dobbiamo fare delle cose che non sappiamo perché le dobbiamo fare, non sappiamo cosa sono, oppure se lo sappiamo ci pesa perché le stiamo facendo a chi comunque non riteniamo giusto punirlo. Quindi io spero che Anthony, quando avrà 20 anni, guarderà questo video. Anthony, papà, hai fatto una cazzata e papà ha dovuto fare quello che ti ha sempre detto, però non è contento di quello che doveva fare, perché sei bravo e meriti di giocare al tablet. Però signori, io ne sono straconvinto che fra una settimana o due, in base a quando c'hai la prossima verifica, non prenda più 5, secondo me. Vediamo se lo conosco abbastanza bene. Vi do l'appuntamento al prossimo voto di entry. Però questo è quello che si prova a essere gratificati quando si fanno rispettare le regole, o il dispiacere di quando purtroppo devi far rispettare le regole. Ah belli, vi auguro come al solito non una bella, non una splendida, non, ma una giornata top, come ben meritate. L'educatore di barbe vi saluta, vi aspetta al cavò il tuo bell'essere su misura. Ci vediamo in questi giorni. Ciao belli. Ah, mi raccomando, pompate di brutto sui nostri social, ma non per stalkerarci, perché stiamo uscendo, non è tanto italiano, però mi piace. Stiamo uscendo con delle iniziative fotoniche e molto belle, molto carine, molto particolari, e mi piace l'idea di rendervene partecipi anche voi, perché ricordatevi che come tutto quello che facciamo è tutto dedicato a chi ci segue, quindi anche la rubrica del barber è nata grazie a voi che ci seguite. Ciao belli, bom bom.